più giovani dei due fratelli coniugi, ognuno sta per il servizio sportivo, è veramente qualcosa che va oltre qualsiasi barriera di nazionalità e questo deve essere un esempio per tutti. Il pilota numero 5 è stato aiutato a portare la sua moto sullo scivolo proprio da uno dei due fratelli storici. Pensate che sono in competizione uno con l'altro. Intanto i piloti della prossima gara del Runabout, le moto quelle più potenti, stanno preparando e vedo avvicinarsi alla giuria il fratello numero 2 al mondo, Max Florian. Ricordo che 3 minuti a 30 secondi dalla fine della competizione il giudice. E comincia così, con un attimo backflip ed è fatto di fila. E un 180 è ancora un backflip. Prepara per questo drone. Perfetto, fatemi sentire il vostro calore, fatemi sentire il vostro applauso, loro hanno bisogno della vostra approvazione. Prepara e off, con una mano e con un piede, vi ricordo che questi sono tutti i punti in più per la sua performance. Si prepara per
posizionarsi sulla linea di partenza. Si prepara, lo vedete nello specchio di acqua davanti a voi, va verso il bellissimo faro di Est. Guardalo, per lui dal primo salto. Un bel saluto, un bel applauso. Sta per cominciare la performance del campione del mondo. Gloria, è un pezzo con una mano in un piede, salta e ancora un 180 e un 360 e continua un altro pezzo. Non riesco neanche a contarlo, non si ferma mai. E un bel applauso. E ancora instancabile con un solo piede e ancora quattro mi sembra o la giuria è concentrata mentre per il corpo per il più bravo del mondo number one. Notate l'elevazione, molto bene. Bellissimo. Mi fate passare, Gigi, nende qualcuno? Quell'altro! No, no, non si può, non ce la faccio. Da sola, da sola. Altissimo, secondo pezzi, e il terzo, e ancora quattro, e cinque, e sei, e sette, otto, nove, incredibile, un grande applauso per questo grande, grande, grande campione. E ancora finisce qui il suo tempo. Salutiamo, facciamo sentire il calore del pubblico CBS e ringraziamolo per questa gran performance. Okay. Intanto si preparano i piloti del Runabout. 26 piloti in gara, quindi chi ha vinto questo evento si è, come dire, appassionato e ha continuato a seguirci anche da Porto Cesario. Eccoli che tre dei piloti hanno deciso di offrirci un spettacolo, vuol dire che hanno apprezzato questo fantastico specchio di mare e ci concedono uno spettacolo speciale solo per la bellissima cittadina di
niente. E allora grazie. Sono contenta di vedere qui in città. Giorgio Piccione per me è il presidente mondiale assoluto ormai di qualsiasi cosa, ma in realtà il presidente per quanto riguarda la motonautica della team e la motonautica per la motonautica per quanto riguarda la team, insomma aiutami, lo sai che questa cosa sono molto più Io sono contentissimo tanto perché sono pugliese di origine, quindi mi sento in casa. Tra l'altro la Puglia è sempre bellissima, le due gare organizzate dall'H2O sono incredibilmente belle, piene di pubblico, spettacolari e con i piloti più forti del mondo, quindi che dire, un'esperienza fantastica. Il tuo è un lavoro molto importante per rispetto per la promozione di questo sport e anche per la sicurezza in mare. Mi hai parlato di recente proprio al telegiornale, al lavoro in corso. Assolutamente sì, io comunque ho la fortuna di fare questo sport da tanti anni e conosco molto bene la moto d'acqua. Sono sentito di incontrarmi in televisione con uno dei responsabili della capitaneria di porto di Roma, con cui abbiamo parlato appunto delle dotazioni di sicurezza importantissime per l'utilizzo della moto d'acqua in mare, per i sportivi e anche per i piloti. Sono importantissime le dotazioni di sicurezza e ci vuole sempre il buon senso. Ed è tutto fantastico, lo sport è bellissimo. Senti, tra l'altro, tu sia simpatico, ma sei anche un atleta che hai guadagnato il podio a Porto Cesareo. Che ti sembra delle condizioni di mare oggi? Le condizioni di mare oggi sono un pochettino un po' peggiorate sicuramente, comunque è assolutamente l'ultimo in sicurezza e sarà uno spettacolo maggiore per gli atleti perché sicuramente sarà molto più impegnativo. Va bene, ti ringrazio molto, grazie mille per essere qui. Grazie a tutti, buono spettacolo. Grazie. E ancora continuano i nostri free insider. Tanto ormai, questa deve essere veramente una passione grossa, perché ti garantisco che non credo, se la gara dura 3 minuti, un motivo ci deve essere, vuol dire che farne oltre diventa veramente una prestazione di un certo livello. Ma loro ancora, e ancora continuano. Vediamo che intanto molti, forse quasi tutti, i capitoli a runabout stanno raggiungendo la linea di partenza, mentre in acqua ancora ci sono i nostri free diver. Ma questo è rarissimo, non ti avete visto. Probabilmente stava cercando di arrivare lì, qua, tutto sulla destra, sul spazio. Intanto penso che avrete anche modo di vedere la parata delle bandiere. Grande spettacolo quest'oggi. Probabilmente è la gratitudine di tanta ospitalità. Qua.
piloti con le loro bandiere.